È iniziato tutto all'incirca 10 anni fa. Ho iniziato ad allenarmi, ho iniziato a praticare arti marziali. Nel frattempo facevo appunto sport di forza e resistenza, nello specifico il calisthenics. Diciamo che lì mi sono tolto tante soddisfazioni, nel senso che è uno sport, è una disciplina dove il risultato conta e dove il risultato parla. Perché iniziai ad allenarmi? Ho iniziato ad allenarmi per essere pronto a tutto, quindi ho sempre avuto questa cosa qua di voler essere completo, pronto a chiunque e alla qualsiasi sfida che mi viene posta davanti, che può essere tranquillamente anche un qualcosa in mezzo alla natura. Ho deciso di fare il coach più o meno 3-4 anni fa, dopo un intervento che ho avuto, e diciamo che quello è stato il momento chiave per me, dove ho deciso quello che volevo e la visione è cominciata a diventare molto più chiara. L'EVT punta sulla singolarità di ogni membro e cerca di appunto farlo evolvere al massimo di quelle che sono le sue potenzialità, trasmettendogli uno stile di vita. La parte fondamentale è la parte umana dell'EVT, dove ognuno di noi ha un'abilità diversa, ognuno di noi ha una specializzazione diversa e la mette a disposizione degli altri. Noi dell'EVT abbiamo iniziato a scrivere le prime pagine e andremo avanti a farlo, io credo. Per tutta la mia esistenza, lo spero fortemente, ma la speranza più grande che ho è quella che questo stile di vita, tutto questo sapere venga trasmesso e venga coltivato negli anni anche dopo di noi. Questa è la cosa più importante perché l'evoluzione non deve mai fermarsi. E la chiuderei così. Vai, pronto.